Trentesima edizione della Fiera dell'Agricoltura, alta l'affluenza dei visitatori nei 3 giorni di fiera. Gli oltre 200 espositori hanno offerto le eccellenze del territorio, grande curiosità soprattutto dei più piccoli per lo spazio dedicato agli animali. E ancora, macchine agricole, mercato contadino, esposizione di piante e fiori, parte istituzionale con congressi e laboratori. Ogni sera musica dal vivo ed enogastronomia gestita anche dai ragazzi dell'Istituto di Popparozzi di Teramo. Un'esposizione diciamo importante perché abbiamo completamente riempito l'area oltre le nostre aspettative. Diciamo che se avessimo avuto 250 stalli probabilmente li avremmo riempiti tutti perché la richiesta era maggiore dell'offerta che potevamo dare, quindi siamo molto molto contenti. Abbiamo cercato di riportare al centro l'agricoltura, questo l'abbiamo detto tantissime volte, e abbiamo questa grande novità dell'area enogastronomica dove siamo riusciti, e non era semplice, a coinvolgere tutti i produttori del nostro territorio, della nostra provincia, attraverso i loro prodotti insomma si andranno a comporre i piatti del territorio. Siamo veramente veramente molto molto contenti, ci sarà anche l'area eventi, saremo aperti fino a mezzanotte, quindi speriamo solo che il tempo ci dia la mano. Dopo un anno di stop c'era negli espositori e nel settore un desiderio forte di arrivare a questa 30ª edizione. Stiamo facendo un lavoro molto importante sotto l'aspetto anche del report di questa fiera. C'è l'Università degli Studi di Teramo che attraverso i suoi studenti farà dei sondaggi all'interno della fiera, sia lato espositori sia lato utenti, servirà per migliorarsi, lo dicevo anche all'assessore regionale, questa deve diventare assolutamente una fiera nazionale perché insomma il nostro territorio, la provincia di Teramo, ha tanto da offrire, è tutta la nazione. Emanuela Ripani, come mai la presenza del vostro stand alla Fiera dell'Agricoltura? Siamo presenti sia con lo stand istituzionale dove raccogliamo le firme per l'etichettatura trasparente e poi siamo presenti con il mercato di Campagna Amica con oltre 20 aziende con tutte le peculiarità del nostro territorio. Campagna Amica di che cosa si occupa? Campagna Amica è un'associazione di produttori dove c'è anche garantita la filiera dal prodotto, dalla materia iniziale alla trasformazione e alla vendita, quindi oltre a un prodotto anche qualità del cibo. L'argomento dell'etichettatura cosa riguarda? È un'etichettatura di origine, quindi per la trasparenza degli ingredienti e degli elementi che sono presenti nel cibo che compriamo. Giulio Federici, in programma il convegno dell'olio, di cosa tratterà? Beh, diciamo che facciamo una sintesi di quello che è stata l'annata appena trascorsa, ma soprattutto vorremmo buttare le basi per un futuro, per rendere l'olivicoltura in Abruzzo qualche cosa di duraturo, qualche cosa che porti del reddito vero alle imprese. Ci sono delle novità, ci sono degli obiettivi? Ci sono degli obiettivi ovviamente, bisogna rinnovare l'olivicoltura abruzzese, bisogna fare un progetto per l'olivicoltura abruzzese in un piano integrato nazionale, bisogna rinnovare completamente quello che è il sistema di allevamento, bisogna ammodernare quelli che sono i processi di trasformazione. L'azienda Manari che prodotti porta alla Fiera dell'Agricoltura? Allora, noi portiamo la porchetta di nostra produzione direttamente dai Monti della Laga, è un allevamento nostro, è prodotta da noi dall'allevamento fino al prodotto finale. E poi abbiamo, siccome abbiamo anche le api, portiamo il miele, e la ventricina del parco e le salsicce, sempre prodotte da noi, direttamente da questa azienda. Da quanto tempo portate avanti questa tradizione? Questa tradizione la portiamo avanti dai nostri nonni e bisnonni. Dopo io insieme a mio fratello
abbiamo un po' ingrandita, ma sempre a livello casereccio, e quindi non usiamo conservanti, facciamo il prodotto come si usava una volta. Apicoltori d'Abruzzo alla Fiera dell'Agricoltura, ci sai dire come viene fatto questo miele? Sì, allora il miele viene fatto, allora in pratica queste api vanno a prendere il polline poi va a finire nelle ingluvie, che è come il nostro stomaco, gli enzimi di queste ingluvie poi trasformano il polline in un liquido molto viscoso, poi le api andranno nel loro alveare e rigurgiteranno questo composto nella bocca di un'altra operaia, questa volta lo vomiteranno nella bocca di un'altra operaia finché non arriverà al favo. Arrivata al favo, l'ultima ape operaia lo rigurgiterà nel favo e qui, essendo che la sostanza è ancora liquida, sbatteranno le ali per addensarlo e per farlo evaporare, ma soprattutto per farlo diventare viscoso, in modo che in caso di qualche movimento il miele si stacca molto difficilmente dal favo. Ma tu da quanto tempo hai scoperto questa passione? Non da molto, da qualche settimana, però già, ecco, sì, ci ho già preso gusto. Alla Fiera dell'Agricoltura esponiamo esclusivamente i nostri prodotti, perché noi siamo proprio produttori, alleviamo maiali allo stato semibrado, e quindi tutta la serie dei salami, persino prosciutto cotto, la mortadella, sono tra gli ultimi insomma nati nell'azienda. Siamo famosi per la ventricina, che è il nostro proprio cavallo di battaglia, salame, tartufo e miele, albino montepulciano, ecco, cose particolari, comunque ecco tutto diciamo maiali che vengono allevati veramente diciamo con metodo contadino, ecco, quasi. Poi usiamo sale dolci di cerve sui prodotti, quindi c'è molta attenzione sulla qualità di questi prodotti. E oltre quindi alla linea dei salami affiniamo anche i formaggi, quindi rispettiamo anche la tradizione qua del Teramano con il formaggio alla crusca, che viene affinato nelle botti di rovere con la crusca, il formaggio albino montepulciano d'Abruzzo. Quindi ecco, tutte cose particolari, un po' diverse dal solito. Una crema di pecorino alla grappa, ecco, ce n'è per tutti i gusti. Portate alla fiera. Allora, questo è un prodotto nanotecnologico termoriflettente che in pratica abbassa la temperatura interna di un ambiente solo con una vernice messa dall'esterno, sia dall'esterno che all'interno. Può essere, diciamo, un prodotto che d'estate riesce ad abbassare di molto l'energia che serve per rinfrescare un ambiente, e quindi è un prodotto da installare dappertutto. Organizzano degli spazi importanti per noi, perché all'interno abbiamo attrezzato dei laboratori rivolti sia alle scuole ma anche ai cittadini, molto interessanti. Faccio l'esempio dall'uva alla produzione del vino, e ci sono anche dei macchinari importanti a livello scientifico per l'analisi del vino, laboratori per l'apicoltura, la xiloteca, insomma ci sono vari laboratori del campo, appunto della campo dell'agricoltura, quindi molto scientifici. E in particolare ci siamo anche occupati del ruolo della donna in agricoltura con un progetto simpatico insieme alla Fenice per quanto riguarda proprio la violenza sulle donne. E poi l'Istituto Agrario si è anche occupato dell'organizzazione dei convegni
In particolare sottolineerei quello dell'agricoltura di precisione. Infatti all'interno dello stand è anche esposto un macchinario proprio di agricoltura della precisione. Contemporaneamente vorrei sottolineare anche la presenza dei nostri ragazzi speciali, che vedono sempre i giorni della fiera un momento per esporre i propri lavori di quel progetto di vita che li accompagna nella nostra scuola. Poi quest'anno originale è stata la partecipazione del polo alberghiero e in particolare la presenza del nostro personale di cucina e di sala nel food. Ecco, devo dire che insomma, è stato un lavoro molto corposo, però ecco, già da ieri abbiamo ricevuto dei complimenti per la qualità del cibo, della preparazione, l'originalità della preparazione del cibo, che secondo me è anche importante perché è preparata con prodotti di qualità comprati appunto dalle aziende del nostro, le migliori aziende del nostro territorio. Ti diverti a questa fiera dell'agricoltura? Sì. Che cosa hai fatto nel pomeriggio? Sono venuta qui a vedere gli animali. Hai mangiato qualcosina? Ci sono tante cose buone qui da mangiare. Sì, le patatine. Ma le cose della nostra regione, tipo la porchetta oppure i salumi, le hai provati? No. Gli animali ti piacciono? Sì. Ma lo riportiamo qualcosina a casa, che dici? Vorrei, però la mamma non me lo fa prendere. Vi divertite alla fiera? Sì. Sì. Avete provato qualcosina da mangiare? Sì. Sì, molto. Soprattutto lei. Che cosa vi siete mangiate? Il salame, il formaggio, prosciutto, zucchero filato, tutto e di più.